Questo sarà il primo e l'ultimo video che farò sull'argomento obesità, perché è un argomento troppo serio per darlo in pasto a quella che è l'utenza media di TikTok. Preferisco rispondere sarcasticamente a commenti discutibili mentre mangio un panino. Come ho già detto mille volte, questo canale Alessia ASMR nasce per condividere video mukbang. Che cos'è un video mukbang? Cercatevelo su Google. Non sono né la prima, non sarò l'ultima che fa video in cui si riprende mentre mangia. È un genere di video che esiste da anni, anni e anni. Il problema vostro però qual è? Non è che io mangi in video, il problema vostro è che io mangi in video essendo obesa, perché il 99% dei vostri insulti o commenti poco carini nei miei riguardi riguarda l'aspetto fisico. Ora, perché se una persona normopeso si inquadra mentre mangia, al massimo leggiamo commenti tipo "Ma mangia con la bocca chiusa", "Ah mamma mia, io che sono misofobica", o come si dice, "Non riesco a sentire questi rumori", e vabbè, ci sta. Io vi farei vedere la quantità di messaggi che ogni giorno filtro e non pubblico sul mio profilo riguardanti appunto il mio aspetto fisico. E devo dire una cosa, raga, non me ne vogliate. Io capisco che molti, non quelli che insultano, ma quelli che dicono "Dai, sei giovane, pensa alla tua salute, sei bella, eccetera, eccetera", che poi fossi stata brutta potevo morire di obesità, boh, non ho capito. Ma lasciamo stare anche questo. Sono stanca anche di quei messaggi continui che ricevo, appunto, come detto, "Sei carina, sei giovane, perché non pensi alla tua salute, perché non fai un po' di dieta?". Io capisco che il vostro intento in questo caso sia assolutamente bonario, ma sono stufa. Ho 35 anni, sono obesa da quando avevo probabilmente 6-7 anni e convivo con questa malattia da una vita e so benissimo a quali rischi vado incontro e cosa faccio al mio corpo non prendendomene cura con una corretta alimentazione. Quindi questi messaggi, che palle, anche qui, anche basta, so benissimo il mio problema e perché allora non lo risolvi? Perché allora non fai la dieta? Quanti perché vi starete chiedendo? Vi voglio ricordare che l'obesità in primis è una malattia che si trova qui, nel cervello. Andreste mai da un drogato a dire "Dai, però basta con questa droga"? Cioè, dovresti prenderti cura di questo problema, non ti drogare più. Cosa pensate che vi potrà mai rispondere il drogato? Ci avevo pensato, sai, grazie. Ecco, sono stanca anche di questo e non mi interessa il consiglio non richiesto, perché nel momento in cui ho bisogno di un consiglio, dire "Raga, avete per caso un nutrizionista da consigliarmi?", allora sì, va bene, ma se io faccio un video di un minuto dove faccio vedere che mangio e condivido con voi due cavolate, due cazzate per ridere, quello è, stop. L'obesità, come diciamo, appunto, è un problema nell'80% dei casi, perché poi c'è anche chi mangia perché gli piace mangiare, basta, ho conosciuto anche persone così. Nel mio caso, purtroppo, così non è. Molti si divertono anche a venire nei commenti a scrivere "Ah, tu avevi fatto la sleeve, l'unica cretina alla quale non è riuscita". Beh, spoiler, purtroppo non sono l'unica cretina, e sottolineo purtroppo, perché conosco tantissime ragazze che hanno ripreso peso a seguito della sleeve. Questa cosa ti fa felice? Perché vieni a rimarcarmela? Ti fa sentire potente? Di quali problemi soffri? Io di obesità e tu? Sì, 8 anni fa ho fatto la sleeve e sono ringrassata. Volete sapere perché? Vi spiego, anche se queste parole purtroppo saranno buttate al vento, perché 8 persone su 10 qui su TikTok non capisce e non vuole capire. Ignorante, è ignorante, quindi ignora che l'obesità non esiste solo perché ci piace mangiare e la buttiamo tutta in caciara, ok? Sono stata in depressione per 2 lunghi anni e probabilmente, anche senza probabilmente, ancora oggi ho dei continui stati depressivi. Ho preso tantissimi psicofarmaci, ora non li prendo più, ma ho a breve una visita psichiatrica perché credo di riaverne bisogno proprio perché questi miei stati depressivi ultimamente si ripresentano un po' troppo spesso. Quindi ho deciso di rivedere uno psichiatra, benché io abbia ripreso anche la psicoterapia. Ma sappiamo bene che con alcune patologie mentali la psicoterapia da sola non basta. Ed ecco perché ho deciso di rivolgermi di nuovo anche a uno psichiatra, perché c'è chi è contro i psicofarmaci, ma a me 2 anni fa mi hanno salvato la vita, quindi non ho nulla contro gli psicofarmaci. Se nel caso mi verranno prescritti di nuovo, li riprenderò, come è giusto che sia. Non solo questo, abbiamo un insieme anche di altre patologie fisiche che Google è libero e aperto a tutti. Come venite a cercare i miei video per insultarmi, potete insultarmi, potete andare anche a cercare su Google. Se quello che vi sto dicendo è vero o falso, ovvero che chi ha problemi di tiroide e ipotiroidismo, come nel mio caso tiroide di Hashimoto, fa molta fatica a perdere peso e ingrassa, proprio per farvelo più terra della possibile. Chi
Chi ha l'ovaio policistico, idem, stesso problema, e io ho l'ovaio policistico. Insulinoresistenza, problemi di depressione, farmaci, tante cose, ragazzi. Io ora lo capisco che molti di voi, soprattutto dopo che hanno visto che io rispondevo ai commenti di insulti, me ne hanno mandati e lasciati altrettanti. Molti sono sicura perché volevano essere risposti, soprattutto i maschietti che facevano commenti proprio sciocchi, tipo Peppa Pig, cose del genere. Io a 35 anni mi dovrei sentire offesa che tu mi chiami Peppa Pig, tu che sai della mia vita? Poi, il problema estetico, nel mio caso, a 35 anni, con una relazione in corso da 8 anni, è l'ultimo dei miei problemi, credetemi, perché io sarò anche grassa, ma non mi ritengo brutta, per cui non riuscirete mai a toccare dei punti che vorreste toccare, come se non riuscirete mai ad abbattermi per questo, perché io ho una relazione, piaccio al mio fidanzato, sono piaciuta a tanti altri uomini, piaccio a tante donne, in tutti i sensi intendo, non solo quello che pensate voi. E sinceramente brutta non mi ci vedo, non sono sicura del mio corpo, certo, a mare certamente non vado con questa scioltezza, mi fa schifo il mio corpo, è ovvio. Ma credo che nel mio caso la cosa più importante sia la salute. Ecco, allora di nuovo, perché non fare una dieta? Signori, se tutti quanti, noi obesi, più o meno gravi, riuscissimo a fare una dieta con tranquillità e facilità, a sto mondo non esisterebbe l'obesità. Non sono l'unica obesa al mondo, ne ho conosciute diverse personalmente e bene o male, alla fine con tutte ho appurato che purtroppo l'obesità in primis è qui. Quindi che tu mi vieni a scrivere, ma perché non pensi alla tua salute? Secondo voi io non ci penso, io ci vado in paranoia tutti i giorni con la mia salute, sono estremamente ipocondriaca. Ho paura costantemente di morire. E allora perché non fai la dieta? E allora sei scemo? Dimmi. Che poi anche questo non è del tutto vero, perché io in questi anni ho provato a fare diverse diete. Ma non sto qui a spiegarvi, perché poi questo è un altro discorso a parte, poi per lei porci anche no. Detto questo, ti diverte venirmi ad insultare chiamandomi grassa? Fallo, i tuoi commenti non verranno approvati e verrai bloccato. Io di te non mi ricorderò mai, del tuo sei grassa me ne dimenticherò dopo 0-3 secondi, perché mi sento dire tu sei grassa da 20 anni circa, 18, 17, che sono sui social, quindi tu sei l'ennesimo dei tanti che mi viene a dire che sono grassa e non mi tocca. Lo vuoi fare? Fallo. Non ti piacciono i video in cui vedi persone mangiare? Non seguire questo canale, bloccami. Quando scorri e ti esce un mio video bloccami. Non commentare, perché se tu commenterai un video di una persona che mangia, ti usciranno più probabilmente altri video di altre persone che mangiano, perché l'algoritmo di TikTok, tu persona che ignori, funziona proprio così. Più interagisci con quel canale, più TikTok ti capisce che a te quel genere di video piace e te ne farà uscire degli altri. Per questo ti escono persone che mangiano, perché tu continui ad insultarle nei commenti. TikTok, che giustamente è una persona normale, dice ah, questa interagisce, allora vuol dire che gli piace. Se tu scorressi invece, TikTok capirebbe che non ti piace quello che vedi. E invece no, tu devi commentare perché tu pensi che la tua opinione, il tuo parere interessi per forza a qualcuno, invece a noi del parere di questa gente non interessa niente, non ci interessa, perché se io avessi avuto così tanta paura o remora nel farmi vedere mangiare da obesa su TikTok, non l'avrei fatto. Se lo faccio è perché di base non me ne fotte, perché io gli specchi a casa ce l'ho. So di essere grassa, so di avere un problema di salute fisica e mentale in primis, e faccio al di fuori di TikTok, perché TikTok è uno svago, raga, in 2 anni, ripeto, avrò fatto 20 video in 2 anni, e in questi 20 video non avete mai visto un'esagerazione, nel senso che mi avete paragonato a YouTube, pace all'anima sua, e va bene. Non fa niente, era una persona tra l'altro dolcissima, per cui va bene così. Ma io non mi sono mai fatta vedere mangiare 20 polli, 4 pizze, 10 Kinder fetta al latte. Ho sempre mostrato il mio pasto di quel momento, che sia stato 7-8 ore a machi, una piadina, un sandwich, roba del tutto normale. Che se aveste visto mangiare a una persona a normopeso, non avreste detto assolutamente niente. Al massimo, come ho detto prima, che odio vedere le persone che mangiano, mi danno fastidio questi rumori, mangio con la bocca chiusa, ma nessun riferimento all'obesità. Fate riferimento all'obesità perché vedete una persona obesa. Questa si chiama grassofobia. E va bene, a questo mondo ci sono persone grassofobiche, grassofobiche, lo so, ho 35 anni e sono grassa da quando appunto avevo 5-6 anni, lo so benissimo. Tutto questo che sono sicura che a questo punto non arriverà nessuno a guardarci, perché TikTok ci ha insegnato a guardare video di 10 secondi, commentare, sparare cavolate a caso, va bene così. Volevo solo dirvi questo, che a me di quello che voi dite non interessa. Continuerò a fare video mukbang. Se voi continuerete a guardarli, il problema ce l'avete voi. Se voi continuerete a giudicare una persona che non conoscete, il problema ce l'avete voi. E ora vado a fare merenda. Ciao!